Caffettino Weekend, andiamo a scoprire cosa è successo in questa calda settimana. Buongiorno e bentornati al Caffettino Weekend, il riepilogo del nostro podcast quotidiano, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30. Io sono Mario Moroni e sono pronto per partire con voi in questo riepilogo settimanale. Abbiamo aperto la settimana con il riconoscimento facciale, uno dei temi più importanti. Perché? Perché sta arrivando nelle scuole, per esempio si potrà pagare nella mensa scolastica, sta arrivando in alcune metropolitane, per esempio in Russia, insomma tema importante, anche ricco di difficoltà, oltre che per problemi di privacy. Un altro caffettino super interessante riguarda uno dei temi a cui sono più legato, perché sono molto interessato al mondo del deepfaking, ovvero quando vediamo o ascoltiamo qualcosa che non è reale, prodotto da una macchina che emula la voce. In questo caso è proprio la voce, perché furto clamoroso, rubano in banca grazie al deepfake voice. Argomento sicuramente anche per il prossimo futuro. A metà settimana abbiamo toccato la patata bollente Squid Game, abbiamo spiegato, ho cercato di spiegare con le mie parole e con i numeri perché è sbagliato censurarlo da Netflix, al di là che improbabile e impossibile, ma anche perché noi dobbiamo assumere un nuovo compito di analizzare questi fenomeni anche dal punto di vista economico, oltre che dal punto di vista sociale. Abbiamo parlato anche di consegna in 10 minuti, round milionario per Gorillaz, questa applicazione che ti consegna in 10 minuti la spesa. È una mia preoccupazione personale sulla psicologia dell'acquisto necessariamente d'impulso, come se fossimo tutti obbligati ad andare su un'app perché ci siamo dimenticati qualcosa, e quindi alla scomparsa della programmazione personale. Questo è un argomento molto caldo e credo che sia anche molto utile studiare per noi imprenditori e professionisti. Abbiamo chiuso come sempre la settimana con un consiglio, una riflessione che faccio a tutto tondo, al di là delle news che continuano a rimanere il punto fondamentale del nostro caffettino, ma al venerdì mi sono dilettato in questo ragionamento: le cose semplici non esistono, altrimenti lo farebbero tutti, che è un classico ragionamento da bar, ma che in realtà dovrebbe essere un ragionamento più da ufficio. Cioè, le cose semplici, quando i clienti le situazioni lavorative non ci appaiono di complicate, difficili, hanno sempre sotto un problema, perché se fosse così semplice, così scontato, lo farebbero tutti. Invece noi dobbiamo essere pronti a modificarci, pronti ad affrontare anche i problemi che giustamente accadono, perché i progetti sono complessi. Questo era il riepilogone di una settimana molto molto intensa. Noi ci vediamo questo weekend a Lucca per Lucca Comics and Games, sono lì sabato e domenica, per cui se sei in zona ci vediamo sicuramente, magari facciamo una chiacchiera anche di persona. Ti ricordo che il mio podcast è gratuito ed è disponibile su tutte le piattaforme, ma lo cerco di rendere gratuito anche grazie ai vostri feedback e anche le vostre recensioni, per cui se vi va Apple Podcast e fate una bella recensione. Chiudiamo qui, ci risentiamo lunedì alle ore 7.30, come detto c'è anche il canale Telegram Mario Moroni Canale, e da lì l'accesso al gruppo per chiacchierare anche durante il weekend con tutti gli altri matti, pazzi, guerrieri del mondo del digitale. Noi ci sentiamo presto, fate i bravi, buon weekend, e se ci siete a Lucca, ci vediamo lì.